9 per 1, ovvero 9 sistemi dolomitici per un unico bene, un unico territorio e soprattutto un riconoscimento come patrimonio dell'umanità. La Fondazione Dolomiti UNESCO ha organizzato una serata nell'ambito della rassegna Oltre le Vette in onore delle montagne bellunesi e della loro storia, ma incentrata anche sui suoni e sulle voci di chi la vive quotidianamente. Un palco decorato con ciocche di legno e un imponente tronco d'albero e via con le testimonianze, esperti, fotografi, registi, guide alpine, tutti impegnati a fare assieme il punto della situazione sulla consapevolezza di vivere e lavorare tra le Dolomiti. In TV ci dicono che dobbiamo andare via, che dobbiamo andare all'estero se vogliamo essere qualcuno, che dobbiamo togliere, quindi è bello sentir parlare della montagna, ma senza prendere atto del fatto che c'è questo contesto culturale che ti butta da un'altra parte. E tante persone ormai utilizzano quella che è la tecnologia, tutte le comodità che abbiamo adesso per avvicinarsi, però poi quando si trovano di fronte a vivere la montagna e essere lì a tu per tu con la montagna, si accorgono che gli manca qualcosa. Ma non solo parole durante la serata. La fisarmonica di Paolo Forte ha intervallato i contributi degli ospiti mentre sugli schermi scorrevano le immagini e le testimonianze di chi ha fatto della montagna una scelta di vita. Malgari, alpinisti e gestori di rifugi totalmente innamorati del loro ambiente e della loro attività. I 9 sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità comprendono una serie di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spettacolarmente verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree che è straordinaria nel contesto mondiale. Io credo che quell'Himalaya che la gente comune immagina non è più là, ma è qua, perché se tu ti allontani 2 ore da questo luogo qua, non trovi più tracce di un sentiero se non lo conosci. Allora vedi che la scoperta è ancora qua, e non per caso sono le montagne più belle del mondo.